Dunque, l'obiettivo di oggi è quello di fare i primi passi, no, verso la costruzione di applicazioni web attraverso l'architettura di scripting prevista nell'ambiente Java. In particolare sarebbe il livello web tier dell'architettura Java EE, Java Enterprise Edition, che prescrive, specifica le tecnologie per la realizzazione di applicazioni. Dicevamo che in parte si recuperano i concetti che già avete sul scripting di applicazioni web che avete conosciuto nelle pagine ASP, ma qui la tecnologia sottostante è abbastanza diversa. Nel senso che noi come autori di pagina, no, scriviamo una pagina in un linguaggio che si chiama JSP. JSP sta per Java Server Pages, no? Pagine server in Java o nell'ambito Java, ma la vera differenza è che a differenza di ASP, così come di PHP, no, che in realtà è molto più diffuso, che sono linguaggi interpretati e quindi esiste un interprete PHP o un interprete ASP, che è dentro in quel caso dell'Internet Information Service, che interpreta riga per riga le istruzioni che avete scritto nelle pagine. Nel caso di Java, questo è un linguaggio invece compilato. Compilato in due passaggi, due passate. Quando noi scriviamo una pagina JSP, stiamo mescolando del codice HTML con del codice Java. Abbastanza naturale. Lo scripting, ho uno scheletro HTML e all'interno apro dei tag per poter scrivere del codice che mi va a personalizzare la pagina. Ciò che succede in realtà è che quando noi salviamo, poi vedremo meglio i meccanismi, ma quando noi salviamo questa pagina JSP, al volo, no, esiste un processo di traduzione, l'application server, mettiamo i soggetti, l'application server si accorge che la pagina JSP è stata creata ex novo oppure modificata rispetto alla versione precedente e fa due passaggi. Il primo è quello di leggere il file JSP, ciò che abbiamo scritto noi, e generare il sorgente di una classe Java. Scrive una classe Java, lui la fa da solo. Mescolando chiaramente il codice che scriviamo noi più un template di codice che ci aggiunge lui. E questa classe Java viene poi compilata, generando chiaramente il binario, il bytecode di tutto class, in modo del tutto trasparente per noi. Poi sul del tutto trasparente vedremo, perché poi soprattutto quando ci saranno poi degli errori di compilazione o di traduzione, cioè non è sempre così facile capire nel codice JSP dove sta il problema, perché magari il problema lo si vede guardando il codice Java, ma per questo ne siamo coscienti. E a questo punto questa classe Java compilata prende il nome di servlet. Una servlet è una classe Java che chiaramente implementa l'opportuna interfaccia per poter gestire la richiesta e risposta a una chiamata HTTP. Quindi noi abbiamo già in partenza due scelte: o creiamo pagine scrivendole con linguaggio di scripting JSP, e poi c'è tutta una catena di automatismi che creano una servlet, che poi è il codice vero e proprio che viene eseguito quando l'utente va sulla nostra pagina. Oppure potremmo, e lo faremo, se lo decidiamo, decidere di scrivere direttamente una classe Java secondo le specifiche delle servlet. Quindi scrivere una servlet manualmente. In alcuni casi converrà far così, soprattutto quando non dobbiamo generare l'interfaccia utente, ma dobbiamo solamente fare scelte di logica e quindi tutto l'HTML intorno non ci serve. Quindi questo qua è il passaggio che facciamo. Questo in fase di compilazione. Poi in fase di esecuzione che cosa succede? Beh, succede che arriva una richiesta web dall'utente, questa richiesta viene intercettata dalla componente web server del nostro sistema, il web server si accorge, web server capisce solo di HTTP, vede una richiesta e dice, ma se questa richiesta finisce con .html, devo cercare un file HTML sul disco. Se finisce con punto JPEG, devo cercare un'immagine JPEG su disco. Se finisce con punto JSP,
il web server è configurato in modo da dire no, JSP non corrisponde a un file specifico su disco, è una pagina dinamica che io come web server, che conosco solo il protocollo HTTP, non so gestire, la passo la palla, la passo la richiesta a quella che qui è chiamata server extension, che sarebbe il contenitore dell'application server. Cioè il server web, il livello server web da solo è autonomo nel rispondere a tutte le richieste di contenuti statici, immagini, fogli di stile, contenuti JavaScript, tutti i file che devono essere semplicemente presi dal disco del server e mandati in risposta al browser. Ogni qualvolta invece il server web vede una richiesta che corrisponde a un contenuto dinamico, le passa al livello tra virgolette intelligente, cioè l'application server, il quale l'application server di fatto al suo interno contiene questo che è chiamato qua servlet engine, un motore di esecuzione e di gestione delle servlet. In alcuni casi saranno servlet nativamente, perché noi avremo già direttamente scritto la classe Java, in altri casi saranno delle servlet che sono state generate dinamicamente traducendo da soggetti JSP. E quindi c'è questo JSP engine che è quello che fa le traduzioni e crea le servlet attraverso un opportuno parser e l'invocazione in tempo reale del compilatore Java. Di questo noi ce ne accorgiamo, perché vedremo quando faremo i siti che la prima volta che vai su una pagina, il primo click, dopo che l'hai creata, dopo che l'hai modificata, è particolarmente lento. Ci mette magari, non so, dipende poi dalla macchina, ma un secondo, due secondi. Perché dietro le quinte sta compilando la classe, quando l'utente ha cliccato sul link. Ma questo avviene solamente per il primo click. Dopodiché, se il sorgente JSP non viene modificato, la classe rimane lì salvata in forma compilata e viene semplicemente invocata e chiamata, diciamo, alla velocità normale di esecuzione. No? Quindi non stupiamoci che all'inizio la cosa sembri un po' più lenta, ma poi dopo funziona. Per cui il flusso normale è che poi le richieste vadano direttamente dalle server che sono già state compilate dietro le quinte, se è la nostra saputa, e vengono caricate e mandate in esecuzione. Quindi questo è il meccanismo. In pratica, dal punto di vista operativo, così passiamo subito a un esempio pratico, che cosa significa? Beh, significa che noi possiamo creare un file JSP scrivendo un codice che essenzialmente è codice HTML inframmezzato con dei tag, che questi tag costituiscono il linguaggio JSP vero e proprio. Il più semplice tag è percento uguale, che si aspetta di ricevere un'espressione Java, quindi valore di una variabile, di un'espressione, di un calcolo, e di fatto stampa, interpola nella pagina, no, l'output di questa espressione. Si chiama tag di espressione, eh? L'espressione non è un'istruzione completa Java, è solamente un valore numerico, un calcolo numerico, no? Quindi il valore di una variabile è un'espressione calcolata a partire da variabili. Il meccanismo di scripting, ve lo richiamo solo brevemente, prevede che... Mi ho dimenticato, non ho più sicuro di averti la registrazione. Il meccanismo di scripting prevede che cosa? Prevede che concettualmente, poi vedremo che in pratica è un po' più complicato, ma concettualmente il server analizza la pagina JSP dal primo carattere in avanti. Tutti i caratteri, che qua ho disegnato in nero, che fanno parte della pagina HTML, vengono presi e mandati direttamente al browser. Quindi al browser arriva così com'è questa prima parte nera. Ogni qualvolta invece si incontra uno dei tag JSP, di cui questi che sono indicati qua sono solo i più semplici, invece viene in un certo senso interrotta questa spedizione dei dati verso il browser e viene eseguita l'azione corrispondente al tag. No, nel caso in cui ci sia un'espressione, in questo caso di tipo stringa, stampa il formato stringa la data corrente. Allora calcola questo valore viene stampato, userò questo termine, nella risposta. Intendo che questo tag in rosso viene rimosso dalla pagina
viene eseguito come codice Java e l'output, cioè ciò che quel codice Java stamperà in uscita, verrà reinserito nella pagina nel punto in cui c'era il tag. Quindi immaginatevi, qui non ci sarà scritto questo, ma ci sarà scritto October, quanto abbiamo oggi? 8,2012, al posto di questo. Quindi la pagina, cioè il motore serve, invia il testo, si ferma quando c'è del codice, lo esegue, dopo che l'ha eseguito prende l'output di quel codice e lo inserisce nel punto in cui c'era il tag che aveva rimosso. Quindi questo codice qua non andrà mai al browser, questo passito in rosso. Viene tolto prima ed eseguito. Se questo codice non genera alcun output, di fatto non darà nulla, non verrà inserito nulla nella pagina. Va bene, magari mi serve per fare dei conti, per salvare un dato, per inserire qualcosa in un database, non necessariamente deve generare output. Dopodiché il tutto riprende da capo, esco dai tag e ritrovo dell'HTML che viene di nuovo preso un carattere alla volta e spedito al browser. Alla fine della pagina finisce tutto. Tanto per stare nella terminologia del JSP, il codice, quello che chiamate il codice HTML, loro lo chiamano template text. Testo template, testo modello, testo, lo schermo della pagina, template, il modello. E all'interno di questo template si inseriscono dei tag. Qui c'è il template text, che immaginiamoci tutto l'HTML, e poi ci sono i JSP tag qua e là inframmezzati all'interno di questo template text. Il tag più semplice e più utilizzato è quello che chiamano scriptlet, quasi impronunciabile come parola, che è il più semplice anche, minore percento maggiore, lì dentro posso scrivere ciò che voglio, o meglio, posso scrivere istruzioni Java, 1, 2, 100, 10 istruzioni Java, che vengono eseguite a quel punto, istruzioni complete, mentre invece l'expressionlet, o il tag di tipo espressione, ha l'uguale davanti, e serve ad indicare, di fatto, mettere sottinteso la stampa del valore risultante, quando devo solamente stampare un valore senza eseguire più istruzioni. In questo caso posso mettere solo un'espressione senza punto e virgola, come se avessi un valore messo tra parentesi, no? E volessi usare quello. Ci sono anche delle cose un pochino più complicate, che un pochino derogano a quella che vi ho provato a raccontarvi come traduzione passo passo, dal primo carattere in avanti, no? Perché altrimenti non funzionerebbe una cosa di questo genere. Guardate qua, io ho provato a scrivere un ciclo for, aperta graffa, e qui fin qua è tutto Java corretto, ma questa non è un'istruzione Java completa. Così com'è, se fosse da sola sarebbe un errore di sintassi, con la parentesi aperta e non la chiudo. Dove viene chiusa? Viene chiusa in uno scripted futuro. Allora, questo si può fare o no? Sì. Sì, perché in realtà le istruzioni non vengono eseguite una per volta, come prima, no, a livello concettuale ci siamo detti. Ma dobbiamo sempre ricordare che di mezzo c'è una traduzione da questo sorgente JSP a una classe Java completa. Allora, questa traduzione che cosa fa di fatto? Banalizzandolo, poi andremo a vedere il codice vero e proprio. Prende questo primo blocco di template text e lo trasforma in una print line di questo stesso testo. Quindi come se davanti ci mettessi, scrivessi in Java, print, aperta tonda, aperte virgolette, questo testo qua, chiuse virgolette, chiusa tonda, punto e virgola. Poi questo è codice Java e quindi viene preso e riportato così com'è, dove? Nella classe Java, non nel browser. Poi qua sotto c'è il nuovo del template text e quindi viene messo sotto una print, aperta tonda, aperta virgolette, questa frase, chiusa virgolette, chiusa tonda, punto e virgola. Poi questo codice viene preso e inserito nella classe Java, chiusa graffa, e poi sotto un'altra istruzione di print, anzi in realtà lui lo fa uno per riga. Questa è la traduzione. Dopo aver fatto la traduzione si fa la compilazione. Allora, quando vado a compilare quella classe Java, vedo che c'è un for con dentro un'istruzione print e chiusa graffa. E tutto fila. Quindi,
questa possibilità di inframmezzare istruzioni di controllo, no? Costrutti di controllo di Java con del template text è possibile proprio grazie a questa interpretazione in due fasi. Prima traduco, poi compilo. E quindi l'importante è che abbia senso compiuto la classe Java che viene compilata. Va bene, direi che siete abituati, no? In Asp si faceva così. Un pochino mi mette a disagio, no? Vedere le cose del genere, perché comincio già a vedere una mescolanza di codice difficilmente leggibile. Non è tanto facile leggere questa cosa qui, capire che questo qua in realtà è dentro quello. Beh, se sono quattro righe, sì, lo vedo a colpo d'occhio. Ma un codice complesso basato sull'entro-esco da Java, apro e chiudo uno scriptlet ad ogni due righe, crea una pagina che magari funziona, ma è praticamente ingestibile e illeggibile. E questa è la preoccupazione in più che ci diamo in questo corpo. Non solo che funzioni, no? Ma che sia poi, diciamo così, architetturalmente sano. Va bene, ma prima di andare avanti a vedere uno per uno i vari tag, li vediamo quando ci servono, io vorrei vederlo dal punto di vista pratico anche, quindi costruiamo una semplice applicazione GSP, due pagine, no? Una che richiede dei dati, l'altra che li visualizza, e così vediamo quali sono, diciamo, praticamente i passaggi da fare, che poi mercoledì potete fare con più calma, no, voi in prima persona, qua in laboratorio, ma così cominciamo a familiarizzarci con gli strumenti. Allora, dicevo, noi lavoreremo principalmente nell'ambiente di sviluppo Eclipse, e come vi avevo già accennato, si è scritto sul sito, ve l'ho accennato venerdì, la versione che ci serve, che tra l'altro è quella installata su queste macchine, è l'Eclipse for Java EE Enterprise Edition Developers. Questo è solo l'ambiente di sviluppo. Ovviamente dobbiamo aver installato la Java, la JDK, no? La Java Development Toolkit sulla macchina, ma poi ci serve il server. Ci serve il server web, una software che faccia da server web e anche da application server. No? E il server web che utilizziamo qui, che è quello, diciamo così, che si utilizza per la maggiore, si chiama Tomcat dell'Apache, che è anche lui una grossa applicazione Java. Quindi va. Tre software di base che ci servono per partire sono, oltre al browser, la JDK, Eclipse e Tomcat. Tomcat si installa facilmente, nel senso che basta salvarlo da qualche parte. Io l'ho salvato in questa cartella qui, Apache Tomcat, lo salvi lì, lo scompatti e se ne sta bravo. Non devi far nulla, non devi installarlo, non devi farlo partire. Se questa macchina fosse un server vero, faremo in modo che Tomcat parta automaticamente all'avvio della macchina, perché la macchina, una volta che viene avviata, comincia a servire le pagine web. Ma però, visto che questo non è un server web di professione come macchina, faremo in modo di attivarlo solamente quando ci serve. Quindi per ora l'installazione, lo installi lì, non lo fai diventare un servizio, nulla, lo semplicemente salvi. Poi, dal punto di vista della gestione dei progetti, cosa facciamo? Prendiamo il nostro odiato Eclipse, io ho scaricato l'ultima versione che si chiama Juno, ma anche quella Indigo precedente, va bene lo stesso, facciamo le stesse cose. L'importante appunto è che abbiate scaricato questa versione qua, altrimenti non trovate ciò che ci serve. Ok, per partire noi dobbiamo creare un nuovo progetto di tipo web questa volta. Allora, file new. Tra le varie tipologie di progetti che ci vengono offerte, ce n'è una che si chiama
Dynamic Web Project. Progetto web. Ce ne sono di, compare due volte, Static Web Project e Dynamic Web Project. Static Web Project permette solamente di caricare dei contenuti statici, pagine HTML. Invece a noi serve un progetto web dinamico. Dynamic Web Project. Dopodiché cosa ci viene richiesto? Ci viene richiesto ovviamente il nome del progetto, che sarà anche il nome del sito che vogliamo chiamare, che vogliamo creare. Ok? Possiamo chiamarlo, non so, possiamo pensare di fare un piccolo sito in cui ti registri per un evento, no? Un concerto, un seminario, qualche cosa. Quindi prenotami lo chiamiamo. Così io mi posso prenotare per una certa cosa. Dimmi. La computer come si fa? Su alcune macchine forse è già installato. Se no... Eclipse in realtà installarlo significa averlo scompattato in una directory e poi lanciarlo da lì, però non saprei. Per oggi non era previsto che le macchine fossero, diciamo così, utilizzate da tutti, quindi non lo so se è già pronto o no la risposta, o se sarà già pronto su tutto. Quindi il nome del progetto. Poi l'altra domanda importante che mi chiede qua, senza la quale non posso procedere, è target runtime. Cioè, qual è il runtime, cioè il server, che a tempo di esecuzione farà girare questo progetto? Cioè, a differenza delle applicazioni Java che facevate fino all'anno scorso, dove il file che, diciamo, la classe che create, il progetto che create, veniva lanciato e eseguito direttamente dalla virtual machine Java, quindi non c'era bisogno di nient'altro, cioè il RAID installato sulla macchina, qui invece le classi, il server che stiamo creando, devono essere eseguite da un contenitore web, un'application server e un web server. Allora, Eclipse dice, qual è il runtime che farà poi eseguire le classi che tu stai scrivendo? E lo devo specificare, in questo momento, poiché ho creato un workspace vuoto per fare i passi insieme a voi, non ce n'è nessuno, gli dico, vabbè, ne definisco uno nuovo. E lui qua mi fa vedere la scelta di una serie di runtime di possibili, che sono, diciamo così, definiti. L'elenco potrebbe non essere esattamente lo stesso che avete voi. In realtà poi ce ne sono, vedete qua sopra, download additional server adapters. Ecco, questo elenco qui è anche significativo, il fatto che ci sia un lungo elenco e che se ne possono scaricare altri, perché questo ci spiega che la tecnologia che stiamo usando, la tecnologia Java, ci permette di creare un'applicazione web seguendo le regole di DSP del server e poi far girare questa applicazione su application server diversi. Quello che non succede, ad esempio, con il .NET di Microsoft, con l'ASP, col PHP. Quello avete, l'Internet Information Server è uno, il .NET web mettiamo. L'interno del PHP è uno. Application server Java sono molti. Avete il Tomcat dell'Apache, poi ce n'è uno più evoluto sempre dell'Apache Foundation che si chiama Geronimo. Poi ci sono, sono prodotti open source. Ci sono i prodotti intermedi, come ad esempio JBoss, di cui ci esiste una versione gratuita e una versione a pagamento. E poi ci sono i prodotti a pagamento tanto, come quelli dell'IBM o quelli della Oracle. Molto probabile che se in ambiente aziendale vengano usati magari prodotti commerciali, pagamento, perché hanno tutta una serie di caratteristiche in più, magari scalabilità, replicabilità, possono girare su dei cluster, hanno delle console di amministrazione in più, eccetera. Ma dal punto di vista di far girare l'applicazione web, sono tutti uguali, sono tutti certificati a rispettare gli standard della SAN, che la SAN all'epoca aveva messo nelle specifiche Java Enterprise. Quindi noi possiamo sviluppare applicazioni che gireranno su application server diversi, di fornitori diversi, tutti aderenti allo standard Java e Java Enterprise Edition. Questa è una cosa che non ci sono altre tecnologie web che forniscono questo. In questo caso noi usiamo Apache Tomcat. Qui abbiamo scelto quale application server. Poi in realtà, appunto, quando
se volessimo spostare il progetto su un'applicazione di un server diverso, basta semplicemente cambiare il runtime. Adesso lui mi chiede, senti, ma Tomcat ce l'hai già e mi dici dove l'hai installato? Oppure vuoi che lo scarichi io per te e lo installi per te? In questo caso io l'avevo già scaricato e quindi gli dico dove l'ho messo. E do la cartella nella quale l'avevo installato, scompattato. Altrimenti potrei dirgli, no, fa lui. Lasciare a lui lo scaricamento. Su JR usa quella solita, vabbè, non c'è niente di particolare. Quindi abbiamo definito il nome del progetto, abbiamo definito l'application server che lo farà eseguire, il resto di fatto non andiamo a toccare per il momento. Ci sono varie varianti di come viene configurato l'application server per farlo partire. Avanti. Questo non lo dobbiamo toccare perché mi dice in che cartella salvo i sorgenti Java e dove salvo i compilati, le classi compilate, ma questi sono directory standard, non dobbiamo toccarla. Questo è il nome del progetto, questo è il nome della cartella creata all'interno del progetto che conterrà i file JSP e i file HTML che saranno visibili su web. Pronome non lo cambiamo, ricordiamoci solo che tutto ciò che salveremo sotto la cartella che si chiama web content è pubblicato su web. Tutto ciò che salviamo nel progetto al di fuori di questa cartella web content non è pubblicato su web, rimane nel progetto ma non è disponibile su internet. Ok, quindi di fatto cosa abbiamo scelto? Il nome del progetto e l'application server che lui chiama runtime. La volta prossima non dovremo più definire Tomcat e tutta la procedura perché troveremo già nel menu tendina predefinito quel runtime lì che è Tomcat. Perché, per come è pensato l'application server in Java Enterprise, un singolo application server può far girare molte application distinte. Ogni application è un sito indipendente dagli altri. Però girano tutti all'interno dello stesso server, dello stesso runtime. Ok. Prenotami. Allora, se apro il progetto vedo tutta una serie di cartelle di cui quella che mi interessa per prima è questa web content. Web content, come dicevamo, è la cartella all'interno della quale ci sono le pagine web. Il resto lo vedremo poco per volta. Per ora creiamo qua dentro, dobbiamo creare una nuova pagina JSP, new JSP file, all'interno di web content. Quindi, new JSP file. Creiamo una pagina JSP. E lui mi chiede come vuoi chiamarla questa pagina. Ma se è la pagina iniziale del mio sito, no? Tendenzialmente la si chiama index. Index.html, index.asp, index.php, in questo caso la chiamiamo index.jsp. La pagina index è la prima pagina che viene caricata per default quando uno accede al sito. È l'home page, no? Il nome dell'home page si chiama index. È la pagina da cui vogliamo partire. Poi le altre ovviamente avranno un nome diverso. E poi mi permette di partire da un template, da uno scheletro di pagina già predefinito, scegliendo tra quelli che sono disponibili. Lasciamo perdere Java Server Faces, che sono, a dispetto della somiglianza del nome, sono una cosa diversa, più evoluta. Noi possiamo scegliere tra vari tipi di JSP file, con sintassi HTML, XHTML o XML. No? Direi che i primi due sono abbastanza equivalenti per noi. Possiamo prendere il primo, che è quello che ha il markup più semplice. Ma dipende solo, definisce solamente qual è, diciamo così, il contenuto iniziale di questa pass. Allora, questa è la pagina vuota. Proviamo a scriverci qualche cosa dentro. In questo caso è solo, non puramente codice
Vabbè. Ok. Solamente il codice HTML a meno di un tag iniziale che per ora non guardiamo. Io posso mettere qua prenotazione concerti, così facciamo qualcosa di meno monotono della prenotazione della sala riunioni, e possiamo chiedere all'utente: inserisci i tuoi dati per prenotarti. Sto scrivendo HTML. Okay? Finora non ho fatto nulla di Java, non c'è nulla di dinamico per il momento. Qui a fianco, se poi se avete uno schermo più grande del mio, non fate troppa ginnastica a spostare le finestre, ci fa vedere la struttura, no? E qui ci fa vedere la struttura del documento man mano che lo stiamo creando, e quindi in qualche modo ci può anche permettere di navigarlo e creare alcuni elementi direttamente da questa outline, ma la useremo abbastanza poco. Dopodiché proviamo a vedere cosa significa questa pagina farla funzionare, farla eseguire, attivarla, lanciarla. Per ora non c'è ancora nulla di dinamico, dicevo, però mi aspetterei di poter prendere un browser, puntarlo a Tomcat e dirgli: senti, dammi la pagina prenotami / index.jsp. E così farò. Il fatto è che per ora Tomcat non è ancora stato attivato, quindi quella pagina JSP è pronta sul server, l'ho salvata, ma il web container, l'application server e il web server che la deve eseguire è spento, non è ancora stato acceso. Allora, per attivarlo usiamo il run as. Qui non si fa run normalmente in questo caso, perché non devo attivare la pagina, no? Ma attivo un contenitore in cui la pagina potrà partire. Run as lo trovo qua sul menu, cliccando sulla pagina JSP sul menu tasto destro, oppure è un'opzione di questo menu qua, run as. E la voce che mi dice è run sul server, eseguilo sul server. Sul server quale? Questo che abbiamo appena definito. Sembra che ci stia richiedendo due volte la stessa cosa. In realtà prima mi permette di definire un runtime, quindi un ambiente di esecuzione. Adesso mi chiede di definire un server, cioè un'istanza specifica di quell'ambiente di esecuzione che facciamo partire adesso. E vabbè, vado a pescare il runtime che ho appena definito prima, questo, e gli dico va bene. Volendo posso anche dire, ma non lo facciamo adesso, lo facciamo la seconda o la terza volta, dire usa sempre questo, non chiedermelo ogni volta quando eseguo questo progetto. No, per adesso lo tengo così vediamo tutti i passaggi, ma poi potremo cortocircuitarlo con questa casella. Allora, qui cosa mi fa vedere questa finestra? Gli ho confermato che voglio creare un server usando le specifiche del runtime che abbiamo appena definito, a livello di progetto, e qui dice, guarda che io ho trovato, tra i tuoi progetti attivi, ho trovato questi progetti, adesso non c'è nessuno, e tra questi progetti, un sottoinsieme, sono configurati, cioè sono visibili al tuo server. Io potrei avere tanti progetti su cui sto lavorando, ma non tutti li voglio pubblicare su web. Allora, una volta che faccio partire Tomcat, devo dire a Tomcat, guarda, di questi progetti rendi visibili su web questi tre e questi altri no. Questo è ciò che fa questa finestra di dialogo. A questo punto ci ha aggiunto in automatico i progetti configurati, quindi quelli visibili, quello su cui stiamo lavorando. Però in ogni momento si possono aggiungere o togliere progetti. E quindi stiamo accendendo e spegnendo applicazioni web diverse sullo stesso server. Finish. Finish in realtà non è che finisce, ma comincia.
comincia nel senso che attiva, sono successe un po' di cose rapidamente questa volta. Una delle cose che sono successe è che sulla console si sono state vomitate una serie di scritte con i nomi un po' strani tra Catalina e Coyote, eccetera, eccetera, che sono i nomi dei componenti interni di Tomcat. È un po' molto è preso dai cartoni animati questa terminologia qua, che di fatto sono i messaggi di Tomcat che sta partendo e sta dicendo, di fatto i vari moduli sono stati attivati. E è comparsa in più una nuova finestra che si chiama Servers, che dice guarda che adesso è attivo un server, Tomcat 7.0 at localhost, cioè installato sulla macchina locale, che risponde alle richieste sull'host localhost, started synchronized. Started vuol dire che è attivo, synchronized significa che quando io modifico i progetti in Eclipse, lui si sincronizza automaticamente e va a prendere le modifiche. Se fosse non synchronized, io potrei modificare il progetto, ma l'applicazione pubblicata su web rimane ferma anche se la modifico. No, chiaramente in fase di sviluppo ci conviene tenerlo così. E che cosa c'è dentro questo server? C'è un'applicazione che è questa, prenotami. Io poi volendo potrei spegnere questa applicazione oppure aggiungere delle nuove, e qui l'intero server lo posso fermare, far riavviare, e poi più avanti impareremo a riavviarlo in modalità debug quando ci saranno dei problemi. Quindi questo qui molto quasi di nascosto ci fa vedere che il sito web è pronto. E la dimostrazione è il fatto che qua, quando abbiamo fatto run as, lui in realtà ha attivato un nuovo tab dentro Eclipse, che è un browser. Poi a seconda di come avete impostato Eclipse, lui vi fa vedere o il browser interno, che è quello che era preconfigurato qua, oppure se volete, e anzi lo vorremmo, usare un browser un pochino più furbo per fare poi il debugging dell'HTML, quindi o Chrome o Firefox ad esempio, o Safari, che ti danno anche tutti gli strumenti di sviluppo per poter andare a vedere il sorgente, analizzarlo, eccetera. Quindi io posso qua dire ad Eclipse, quando lanci un browser, quale usare? Usi quello interno, usare quello di default di sistema, oppure lui mi dà l'elenco di quelli installati su questa macchina. Allora, ciò che è successo è qual è? Che è partito Tomcat e Eclipse ha aperto una finestra di un browser, che è il suo interno, puntandola a questo indirizzo. HTTP, vabbè, ovvio, localhost 2.8080, che è la porta su cui sta girando Tomcat. Sta girando su localhost e si prende una porta che non è la porta 80 standard del sito web, ma una porta privata di comodo, di sviluppo, 8080. Di solito sono questi i numeri che vengono usati. Questo è il server slash prenotazioni. Questo è il nome dell'application, l'applicazione web. Se non cambiamo le impostazioni, il nome dell'applicazione coincide col nome del progetto Eclipse che abbiamo creato. Quindi tutti gli indirizzi saranno del tipo nome del server slash nome dell'applicazione slash indirizzo della pagina. Indirizzo della pagina, in questo caso index.json. Adesso tutto questo l'ha scatenato Eclipse, ma io posso tranquillamente questa pagina richiamarla diversamente. Localhost 2.8080 mi risponde Tomcat dicendo no, guarda, non c'è niente, perché l'applicazione slash non è definita. Non ho definito un'applicazione di default. Già, è vero, scusami. Allora devo dirti prenotami. Quindi sto usando un browser, lo sto puntando a questa macchina. Rete permettendo e firewall permettendo, anche voi potreste vedere questa pagina. Non potete perché non sapete qual è l'indirizzo IP sulla wireless di questa macchina qua, poi probabilmente c'è il firewall che bloccherebbe le richieste. No? Ma in realtà è un server web attivo su cui c'è questa bellissima pagina configurata. Quindi in realtà Eclipse non sa più nulla. Quando io ho fatto run as, Eclipse ha preso questo pacchetto di pagine, in questo caso ce n'è una sola, l'ha passata a Tomcat dicendo attivati e fai tu. Poi siamo noi col browser che mandiamo la richiesta a Tomcat e lui ci risponde. Ora, cerchiamo di fare qualcosa un pochino più dinamico, dicevamo.
non statico. Allora, sulla prima pagina non so cosa metterci di dinamico, facciamo un modulo magari di... possiamo stampare, prendendo l'esempio della slide, la data, no? Ad esempio. Tanto per usare uno scriptless. Allora, qui se volessi indicare la data odierna, la potrei calcolare, ad esempio come data uguale, qui scrivo Java, quindi era new date punto to string, e qui sono qua dentro in un editor simile a quello che avrei se scrivessi in Java, un po' meno potente come, diciamo così, controllo della sintassi, proprio perché essendo dentro l'HTML, essendo un codice che a sua volta deve essere tradotto e poi compilato, non sempre riesce a trovarti degli errori, dei completamenti che invece l'editor Java completo ti trova di più. Però, insomma, c'è sempre Eclipse dietro. In questo caso si arrabbia perché dice, no, ma date che cos'è? E mi dice, ma date hai bisogno di dirmi che cos'è. Normalmente noi siamo abituati che quando inseriamo una classe clicchiamo a fianco e ci fa l'elenco dei package in cui questa classe è definita, e qua però posso cliccare finché voglio e mi dice semplicemente date cannot be resolved to a type. E vabbè, dobbiamo imparare a importare un package che sarà java.util.date, java.util. In Java scriveremo import all'inizio, qui non c'è un inizio, l'inizio inizia in HTML. Lo possiamo scrivere usando i tag JSP che permettono di specificare al JSP parser come fare la traduzione di una classe Java aggiungendo quella import. Allora andiamo a vederselo sulle slide, che ci dice, guarda che uno dei delle dichiarazioni è import uguale package.class, puoi importare un package. Questo si fa con un tag strano, percento chiocciolina. Vabbè, la sintassi è ridicola, ma va bene. Noi dobbiamo inserire a questo punto, ovviamente all'inizio della pagina, perché lì vanno gli import, prima del codice, minore chiocciolina, scusate, percento chiocciolina, page, import uguale, virgolette, java.util.date. Ecco, salvando questo, per magia mi è scomparso il messaggio d'errore qua sotto, perché adesso compila correttamente. Quindi, dicevo, è scrivere già un pochino più scomodo, perché non ci sono parte degli automatismi a cui Eclipse si è abituati. Adesso l'ho salvata questa pagina, non devo più necessariamente fare run s tutta la menata, basta aprire un qualunque browser e fare aggiorna pagina. Ah no, che scemo. Sì, ho definito questa variabile ma non l'ho stampata, quindi lui la sa, ma non me l'ha detta. Ciò che devo fare è prendere questa stringa e stamparla nella pagina HTML. Stamparla, ho bisogno di uno stream di uscita. Stream di uscita ce n'è uno predefinito, poi vedremo quali sono le variabili predefinite nell'ambiente JSP una per volta. Una variabile predefinita si chiama out, è lo stream di uscita. È lo stream che corrisponde alla pagina web in fase di costruzione che poi verrà mandata al browser. E questa variabile non la dobbiamo dichiarare noi, è già predefinita da chi ha creato la pagina JSP. Quindi out.print di data. Quindi qui abbiamo calcolato una stringa e la stampiamo a video, la stampiamo nella pagina. Poi la pagina viaggerà a mezzo mondo, andrà a finire dentro un browser il quale la mostrerà a video in realtà. Salviamo, vado di qua, aggiorna
e mi scrive la data nel formato brutale del sistema, ma perlomeno mi fa vedere che scrive qualcosa. Se io rinfresco la pagina, vedo che la data cambia. Ovviamente se non rinfresco la pagina, vado a prendere un caffè e torno, la data non sarà per nulla cambiata. Perché il browser mi fa vedere il contenuto della pagina così come era stato inviato. Non aggiorna automaticamente, no? Non esiste. In campo web l'aggiornamento automatico. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo inserito all'interno dell'HTML dei valori che dipendono, che abbiamo calcolato in modo molto semplice all'interno di un frammento di codice Java. Poi abbiamo fatto anche un piccolo errore, perché se io vado a vedere il sorgente di questa pagina, sarebbe HTML non valido, no? Perché quel codice lì dovrebbe essere dentro un paragrafo, dentro un P, non messo così a casaccio dentro la pagina. Quindi noi dobbiamo fare doppia attenzione o tripla, nel senso che noi dobbiamo contemporaneamente soddisfare, beh, la sintassi del Java, se no non mi compila, la sintassi del JSP con tutti i tag, e immaginarci quale tipo di HTML verrà fuori e fare in modo che l'HTML che verrà fuori sia valido nel browser. Allora, sto P dove lo mettiamo? Lo possiamo mettere qua. P, poi l'output di questo scriptlet e poi il barra P. Allora, facendo così, se lo risalvo e la rinfresco dall'altra parte, è uguale visivamente, ma il sorgente è corretto. Oppure potrei metterlo qui anche, concatenando no? Questa stringa. È un altro modo, forse più scomodo, però comunque un altro modo per ottenere lo stesso risultato, che nella pagina intorno alla data ci siano i tag corretti P e barra P. Se rinfresco questa pagina, anche qua sarà, sembra uguale a prima, lo è, ma è stato ottenuto in modo diverso. Quindi dobbiamo sempre ricordarci che davvero abbiamo impostato questa variabile, ma questa variabile deve essere inserita all'interno di un contesto HTML in cui sia valida rispetto alla sintassi. Ok. Passo avanti. Vogliamo che la persona si possa registrare. Allora gli dobbiamo permettergli di inserire il nome, ad esempio. Poi aggiungeremo altri campi, ma andiamo un gradino per volta. Beh, questo già lo sappiamo, bisogna creare un form per permettere all'utente di inserire dei dati, e all'interno di questo form devono esserci degli elementi attraverso, attraverso i quali l'utente può inserire i dati. Ad esempio, degli elementi di input, quindi in cui inseriamo, chiediamo di inserire il nome, e con un elemento di tipo input, type uguale text, name uguale nome, creiamo una casella di testo in cui l'utente può inserire il nome. L'elemento input crea una casella di testo, il type definisce, crea un elemento di interazione con l'utente. Il type definisce come è fatto questo elemento di interazione, in questo caso text è una tabella di testo, ma il type può essere uno di questi, quindi bottone, casella di spunta, campo nascosto, campo password, eccetera eccetera. Qui stiamo solo rivedendo cose che già conoscevate, e ogni casella di testo deve avere un nome, un attributo name, che è il nome della variabile di pagina che conterrà il valore scritto dall'utente. E poi, perché la pagina sia operativa, deve essere necessario almeno inserire un altro elemento di input, che è un bottone di invio. Il bottone di invio ha un tipo submit.
non ha nessun name significativo, ma può avere un value, l'attributo value, che indica che cosa ci scrivo sopra. Registrati, prenotati, prenota. Quindi questo form, banalissimo, aggiunge un paragrafo di testo con scritto nome e una casella di testo al suo fianco e un bottone prenota a capo. Adesso quando clicco questo bottone non succede nulla, perché non ho specificato cosa farsene, cosa devo farne di questi dati di questo form. Quindi ogni form deve avere un'azione, un action, che indica a quale altra pagina JSP o servlet devono essere inviati i dati che l'utente ha appena inserito. Quindi l'action è l'indirizzo di un'altra pagina, che è la pagina in cui effettivamente viene fatta la registrazione, la prenotazione. Allora, immaginiamo che questa pagina si chiami prenota.jsp. Il tag form ha bisogno sempre di due attributi, il primo è l'action, in realtà non è obbligatorio perché se non lo metto punta a se stesso, ma è abbastanza inutile, e il secondo è il method, che può essere get oppure post, che indica il modo con cui vengono codificati i dati nel momento in cui richiamo la seconda pagina. Per ora teniamolo get, poi più avanti trasformeremo in post quando i form diventeranno più complicati per non avere degli indirizzi troppo lunghi. Ma allora cosa succede? Che io, avendo fatto questa modifica, devo ricaricare la pagina ovviamente, se scrivo qualche cosa e premo prenota, sto dicendo al browser, o meglio, il codice HTML sta dicendo al browser che quando l'utente clicca su prenota, il browser deve raccogliere tutti gli elementi di input che sono interni al form dentro il quale ci sta il bottone di invio che è stato premuto. Quindi il browser cosa fa? Va a vedere questo bottone, submit. In quale form si trova? In questo. Quali sono gli elementi di input contenuti dentro questo form? Questo. Quindi raccoglie quello, se ne fossero 100 le raccoglierebbe tutti e 100, va a vedere come si chiama, nome, ciascuno di questi elementi di input, va a vedere qual è il valore associato a questo nome, il valore è il testo che l'utente ci ha scritto. Tutta la tecnologia web è basata sul concetto di dizionario, nome, valore, chiave, valore. Ovunque ci ritroveremo questo concetto, c'è una serie di valori, di attributi, di caselle di input, di parametri, di chiameremo in tanti modi, ma sono sempre della stessa natura, un nome a cui è associato un valore, il nome è fisso, il valore è definito dall'utente o dall'elaborazione. Quindi tutto un form, per complicato che sia, altro non è che una lista di coppie nome valore, nome valore, nome valore. In questo caso il nome si chiama nome, scusate la balbuzia, l'ho chiamato così. Il valore è FF. Quando faccio invio, il browser, raccolti tutti questi campi, compilata la lista di coppie nome e valore, invia questa lista richiamando la pagina prenota.jsp e passando a questa la copia di questa lista. Clicco su prenota e Tomcat ovviamente si incacchia perché dice: no, ma prenota.jsp non c'è. E vabbè, un attimo la faccio, ma nel frattempo vedo cosa ha fatto il browser. Il browser ha predisposto una chiamata, sempre dentro prenotami, l'applicazione web, a una pagina che si chiama prenota.jsp, che non c'è, punto interrogativo, nome uguale FF. Cioè, nome della casella di input uguale valore. Se ce ne fosse più di una, avremmo e commerciale, altro nome uguale altro valore, e commerciale, altro nome uguale altro valore. Se ci fossero dei caratteri speciali in mezzo, li codificherebbe attraverso una tecnica che si chiama URL encoding, ma non diventiamo pazzi per questo. Richiamo di un form in modalità get, fa sì che tutti i parametri vengano elencati
direttamente come parte dell'indirizzo dopo un simbolo di punto interrogativo. Allora, a questo punto la pagina prenota presumibilmente farà delle cose fantasmagoriche, vede se c'è ancora posto, se hai pagato, allora ti dice qual è la sedia libera che ti è stata assegnata, eccetera, eccetera. Per poter lavorare, la prima cosa che deve fare la pagina prenota, che adesso stiamo per creare, è recuperare le informazioni che l'utente aveva inserito nella pagina precedente. Allora, stiamo pensando a questo punto di creare una nuova pagina che riceve in ingresso, che deve, per poter funzionare, deve ricevere in ingresso dei valori che arrivano dalla pagina, da una pagina precedente. Valori che in questo caso siano sotto forma, sempre nome valore, il cui nome è nome, appunto, una variabile che si chiama nome. Poi magari ce ne sarà un'altra che si chiama cognome, un'altra che si chiama data preferita, un'altra che si chiama metodo di pagamento, ne aggiungeremo. Tutti questi valori prendono il nome di parametri della richiesta. Allora, ridefinendo la specifica di quello che stiamo per fare, creiamo una pagina JSP che legga dei parametri della richiesta, tra cui un parametro che si chiama nome, il cui nome è nome. E cui valore sarà il nome della persona che sta prenotando. Dopodiché lo controlla, lo visualizza, eccetera. Allora, come fa una pagina a conoscere in JSP i parametri della propria richiesta? Allora, creiamola. Creiamo una nuova pagina. La chiamiamo prenota.jsp. E questa pagina dovrà, dicevamo, diciamo così, questa pagina la progettiamo in modo che riceva questi parametri. Poi non è detto che chi richiama questa pagina, visto che prenota.jsp non è un segreto di stato, chiunque può scrivere, andare in un browser e scrivere prenota.jsp senza neanche metterci i parametri. Allora, questa pagina è progettata per ricevere questi parametri, però come prima cosa dovrà essere sicura di averli ricevuti, che sia stata richiamata correttamente. Quindi l'80% del lavoro sarà il controllo degli errori. Ma voi arrivate da Lioli lo sapete benissimo. Come si leggono i parametri della richiesta? Ovviamente lo devo fare in Java, perché devo memorizzarli all'interno di qualche variabile. Tutti i parametri della richiesta sono restituiti sotto forma di stringhe ed esiste una serie di metodi per ottenere questi valori interrogando l'oggetto request. L'oggetto request è un oggetto Java, è uno degli oggetti predefiniti quando facciamo una pagina JSP. Ne avete visto uno, si chiama l'out, è lo string di uscita. Questo è il secondo che vediamo, request. L'out rappresenta lo string di uscita della pagina. E request, lo dice il nome, rappresenta le informazioni che ci provengono dalla richiesta HTTP. Quindi tutto ciò che il browser ha passato al server mediante la richiesta HTTP è stato, più altro, è stato codificato dentro l'oggetto che troviamo già predefinito, già inizializzato, si chiama request. E sul oggetto request possiamo fare tante cose, get tante belle cose, ci facciamo dire, ad esempio, se questa richiesta era in get oppure in post, il get method ce lo dice, di quale indirizzo è stato richiesto, get path info mi darà, come si chiama, prenota.jsp, una serie di informazioni che sono relative alla richiesta HTTP. Ce n'è una, e ci serve adesso, dov'è la P? Get parameter. Get parameter è il metodo che va a estrarre, va a ricercare nella richiesta HTTP il valore di un parametro, il cui nome è passato come argomento della get parameter stessa.
Cioè, se voglio sapere qual è il valore del parametro che si chiama nome, chiedo all'oggetto richiesta, senti l'oggetto richiesta, vai a vedere tra i tuoi parametri che eventualmente, non lo sappiamo, eventualmente sono stati passati da chi, dal browser che ti ha chiamato, dovrebbe esserci un parametro che si chiama nome. Se c'è, restituiscimene il valore. Nome, valore, lui va a cercare la ricerca per nome e restituisce il valore. E il valore me lo restituisce sotto forma di stringa, oppure null nel caso in cui non ci sia, nel caso in cui non l'abbia trovato. Ovviamente questo nome qua, che la pagina prenota va a cercare, e questo nome che abbiamo dato nel form devono coincidere al 100%, se no andiamo a leggere una cosa che non esiste. E questo già io lo metto lì come uno dei tanti campanelli d'allarme. Se un domani uno deve modificare quello, in quanti altri posti devo toccare? In quanti altri posti quella parolina lì sarà presente, riscritta 100 volte? Adesso ce lo ricordiamo, ne abbiamo una sola. Se anche io lo dimenticassi causa età, voi siete in tanti, me lo ricordate. Dopodiché possono succedere due cose, tre cose, dopo questa istruzione. Quindi questa pagina può funzionare solamente se è stata richiamata a monte da un'altra pagina che gli ha passato quel parametro. A questa pagina può succedere tre cose. Uno, il parametro non c'è, perché ho sbagliato a scrivere anziché nome o sottonomi o sottomail, o perché qualcuno ha richiamato prodotto.jsp non passando attraverso un form che gli passava i dati. Può non esserci. Oppure può esserci e non essere valido. Cioè, se uno schiaccia prenota senza aver scritto nulla, c'è il nome, ma quel nome è stringa vuota. Oppure uno spazio, e non è un nome valido. No? Oppure il nome è punto esclamativo, due punti. Sì, è una stringa, valida. C'è, sì. È valido secondo il criterio che deve avere un nome? No. Quindi abbiamo sempre due soglie. Primo, la presenza corretta del dato, e due, la validità del dato rispetto al significato che deve assumere. Questa seconda è un pochino più difficile da generalizzare. Terzo caso, il dato c'è ed è valido, e allora lo devo elaborare. Allora, cosa potrei fare? Potrei andare a controllare innanzitutto se nome uguale a null, allora cosa dovrò dire? Dovrò dire errore, manca il nome. E come faccio a dirlo? Qui non posso, l'unica cosa che posso fare è compilare nella pagina HTML un messaggio che dica all'utente non ci siamo. Come faccio a inserire un messaggio nella pagina? Beh, out.println p errore parametro mancante barra p. Altrimenti, no? Il valore non è nullo, però può darsi che, diciamo così, mettiamo una regola di validazione che il nome deve essere lungo almeno tre caratteri, no? Per dire una semplice. Se per caso nome.length fosse minore di 3, possiamo dire parametro non valido. Allora vi faccio vedere un altro modo per stampare parametro non valido senza usare out.println, che è questo. Cioè, esco temporaneamente dalla scriptlet, schiaffo dentro un pezzo di template text e poi rientro immediatamente dentro lo scriptlet. Lecito dal punto di vista della sintassi,
discutibile dal punto di vista della leggibilità, ovviamente. Questi sono tutti questi campanelli d'allarme che via via semino, fa vedere cose che si possono fare, ma che poi dovremo imparare a fare meglio. Altrimenti, beh, finalmente tutto va bene, e allora posso dire, caro utente, dunque, usiamo di nuovo la porcata, questa volta magari su più righe, così. Grazie per esserti registrato, virgola, e poi magari ci mettiamo il nome di questo tappino. Allora, mettiamo il nome, quindi per mettere il nome devo rientrare in Java e fare out.print, oppure posso usare, l'avevamo visto di sfuggita, percento uguale, che di fatto è già un print sottinteso, basta mettere il nome della variabile o dell'espressione. Barra fine. Quindi se vi viene mal di mare e fate uscire dal Java, siamo in due. Allora, vediamo se funziona sta bestia. Allora, per vedere se funziona, torniamo alla pagina prenotami e proviamo a scrivere un nome vero. Ma già, facciamo prima il percorso buono. Clicco su prenota. Allora, fa finta che abbia fatto tutto, grazie per essere registrato, e ci ha effettivamente messo il mio nome. Nome che, ricordiamoci, l'utente ha scritto una casella di input. Al momento dell'invio il browser l'ha messo nella URL, nella richiesta HTTP. Questa richiesta è arrivata alla pagina prenota.jsp, che non sapeva nulla, è indipendente prenota da index, ma interrogando l'oggetto request è andata a estrarre il valore del parametro che si chiamava nome. Questo valore l'ha validato, ha fatto qualche confronto e poi con una serie di if ha generato questa pagina. Se invece fossi pigro e scrivessi solamente F, lui arriva allo stesso punto ma mi dice no, il parametro non è valido, deve essere più lungo. Beh, dovrei spiegarmi perché non è valido, ma adesso non avevamo tempo di farlo. E se invece richiamassi proprio la pagina prenota senza parametri, questo non lo posso fare dal form di prima perché il form il parametro glielo manda, la pagina si rifiuta di andare avanti dicendo trova la variabile nulla perché manca il parametro del tutto. Quindi vabbè, abbiamo visto i tre possibili comportamenti. Però volevo parlare di questo comportamento perché uso gli ultimi 4 minuti dei 6 che restano, così vi libero 2 minuti prima, per vedere un altro problema di questo modo di lavorare. Noi siamo tutti abituati che quando sbagli a scrivere un form, non è che ti dicono parametro non valido, ricomincia da capo. Ti mettono un messaggio d'errore e poi ti ripresentano davanti agli occhi lo stesso form compilato così come l'avevi compilato, dandoti la possibilità di correggerlo. Quindi sarebbe solo doveroso, il minimo, che la pagina prenota, nel momento in cui mi dice parametro non valido, mi desse anche la possibilità di ricompilare il form. E come fa? Qua dentro, dopo questo errore parametro non valido, ci dovrebbe essere di nuovo il codice che genera il form. E io ce l'ho in index. Basta prenderlo, copia, e lo metto di là, incolla. Uguale. Mi rigenera un form identico a quello di prima, così ho la possibilità di correggere il dato. Beh, scorreggere. In realtà così lo devo riscrivere da capo, perché mi crea un form con la casella vuota. Io vorrei che la casella di testo fosse preimpostata con il valore che avevo già. Facile da fare, basta inserire value uguale. Che cosa? Uguale
il valore della variabile nome, della stringa nome. E quindi anche qua percento uguale nome percento maggiore. Quindi value uguale tra virgolette il valore corrente della stringa nome che ho appena preso dal parametro della richiesta e ho appena visto che non andava bene. E quindi così ricostruisco un nuovo form diverso, indipendente dal precedente, ma uguale. Un altro, ma fatto uguale. E quindi quando questa volta l'utente mio sbaglierà e quindi scriverà che si chiama Z, gli dice no, errore, il parametro non valido, e quindi puoi correggerlo. Allora dice no, ma io mi chiamo ZZ davvero, e lui continua a insistere, no? E mi ripresenta ogni volta però lo stesso form già precompilato e non vuoto. Quindi io alla fine a un certo punto posso dire, ah ma sì certo, sono qui, qua, qua, e posso prenotare perché ho almeno tre lettere. A parte la banalità del codice, di nuovo abbiamo fatto una cosa che funziona ma ci lascia un po' inorriditi. In questo caso era un form di tre righe. Immaginate se fosse stato un form di 40 campi, tu cosa fai? Copia e incolla. No? Copia e incolla vuol dire vendere l'anima al diavolo dicendo non lo modificherò mai più, perché dovessi modificarlo, sì, modifico nella prima coppia, nella seconda, ma poi non posso rifare copia e incolla, perché chi è copia e incolla? Qui è copia e incolla e poi modifica perché c'è aggiunto l'attributo value. Allora lì sei fregato, perché se poi dovessi mai ritornare su quel form per aggiungere un campo, devi probabilmente andare a correggere a mano in 100 posti diversi. Quindi questo è un altro elemento in cui dobbiamo cercare di imparare a fare le cose meglio. Il problema qual è? Che noi stiamo mescolando a basso livello codice HTML e codice Java, che è l'essenza stessa dei linguaggi di scripting. In molti altri ambienti non si può fare molto di diverso. Qui sì, no? Quindi mercoledì in laboratorio vi facciamo lavorare un po' a questo livello qui, tanto per farci del male o diciamo così, cominciare un po' a trovare dimestichezza con l'ambiente. Da giovedì invece studieremo le soluzioni architetturali che risolvono buona parte dei problemi che ho cercato di farvi emergere mentre raccontavo oggi. Ho finito, 2 minuti in anticipo come promesso. Grazie.